Ciao, amiche e amici, bentornati al mio canale, un bacio grande da Patrizia. Allora, questo è un video diverso dal solito, un po' chiacchiericcio, in cui voglio così passare un po' di tempo insieme a voi facendo due chiacchiere tra amiche di quello che sta succedendo su YouTube, nella mia vita, di un paio di acquistine che vi farò vedere così giusto per condirlo di qualche comunque argomento attinente a quella che è la filosofia del mio canale, ma che non è detto comunque che poi rimanga sempre quella. Io rimango e rimarrò comunque sempre una persona abbastanza riservata. Quindi non so se riuscirò mai a fare dei vlog in cui vi invito proprio dentro la mia vita, ma non perché io non, eh, non mi possa divertire a fare una cosa del genere o perché io non voglia avere anche questo contatto più diretto con voi, ma perché in realtà anche se può sembrare molto difficile immaginarlo, io sono una persona molto timida e quindi mi vergogno anche un po'. Comunque vabbè, proviamo a vediamo come va questo video qui. Allora, vi devo raccontare un aneddoto. Ieri ho fatto una lavatrice. Vi faccio vedere questo rossetto che sto indossando che è di Avon. Avon Lux, la linea diciamo più lussuosa, come dice insomma il nome? Eccolo qua, no, da che parte? Da questa. Io ne ho tre di questi rossetti: due che sono questi standard, e poi ne ho uno che ha eh, il um, complesso idratante all'interno quindi ha un cuore idratante. E mi piacciono molto. Sono dei rossetti cremosi e idratanti. Questo è il colore: questo è il Rosewood. Si capirà chi ci vede. Aspettate, aspettate che ho l'occhiale qua. Devo fare una visita. L'occhiale sul comodino da lettura, quello insomma che a voi non vi vedo, eh, però qua vedo Rose Silk. Eh, come so con questi occhiali? Devo eh, darmi un consiglio perché a breve farò, a breve, quando avrò il tempo perché devo fare purtroppo prima una serie di altri controlli medici quindi questo è l'ultimo dei problemi, però insomma devo fare una visita dall'oculista per farmi eh, fare un paio di occhiali multifocali li voglio, questi sono da presbiopia e li ho comprati in realtà da poco tempo, sono molto sporchi, li vogliamo così, io ho una leggerissima miopia, e, leggera leggera e una leggerissima presbiopia, sono tutte e due leggere, quindi gran parte delle volte non porto occhiali, se non per guidare, e per vedere il film quando sono al cinema o alla tv, cioè per vedere la tv o i film al cinema e quando qualche volta leggo metto questi, ma di rado perché io adesso sto leggendo sul Kindle o sull'iPad eccolo, ve lo faccio vedere che sta qua, vedete ce l'ho sul letto, il mio nuovo gioiellino, mi sono innamorata perdutamente questa è la sua dimensione. Adesso leggo il Kindle qua perché la sera eh, quando sono a letto mi giro sul fianco, mi faccio insomma il leggio e qui si legge come se fosse un libro, cioè si divide in due e lo trovo stupendo. Io trovo stupendo questi, questi aggeggini qua. Sono passata di palo in frasca. Quindi vi dicevo, tra un po' andrò a fare una visita dall'oculista e mi voglio fare un occhiale multifocale perché comunque comincio ad avere difficoltà a leggere le etichette le etichette no questa è abbastanza scritta grande queste sono salvettine della fria eh, già queste io le leggo però cose come questa cioè io non la leggo Devo mettere gli occhiali, la voglio fare però visto che ci sono multifocali, che quindi sia sia da miopia che da presbiopia e devo scegliere anche la montatura perché vorrei cambiare, cioè ho un paio di occhiali da miopia, però comunque me li faccio proprio nuovi. A me piacciono questi modellini così un pochino piccolini, come mi piacciono anche quelli da gatto, però per tutti i giorni preferisco una montatura più tipo questa, e però dovranno essere un po' più grandi credo perché così piccoli non penso che il multifocale riesca a centrare sia la parte sopra che sotto. Come stanno questi? Vabbè, allora, vi dicevo, ieri ho fatto una lavatrice. Dentro un golfino che ho messo a lavare eh, c'era questo rossetto, che è il rose silk, che mi piace da morire. Che è questo che io porto. Che con questo poi vedrete: un pochino più caldo di quello che è. Comunque è un rosa carne caldo: è comunque caldo, leggermente brillante è finito dentro ha fatto il lavaggio a 30 gradi grazie a dio perché avendo messo comunque dei, dei capi scuri eh, e delicati ho fatto il lavaggio a 30 gradi poi l'ho svuotata e si era infilato nella guarnizione tra la guarnizione e il cestello non è morto l'ho messo in frigorifero e eh, tutto il giorno e ha ripreso un pochino Mamma mia, è stato un colpo al cuore. Meno male che questi comunque rossetti non costano tanto, o meglio, questi sono i più lussuosi. Costicchiano. Però li prendete ovviamente con le offerte del catalogo, no? Quindi non, non li pagate tantissimo. Se fosse stato un rossetto tipo Chanel o un MAC, mi sarebbe presa male, mi sarebbe, avrebbe proprio fatto male al cuore. Allora, vi faccio vedere anche. Questo sempre per sciogliere un pochino la per scaldare un po' l'atmosfera e per arrivare a dirvi quello che vi devo dire. Questa eh, piega che vedete l'ho fatta, in realtà ora si è un pochino sciolta e bella, e eh, l'ho un pochino poi aiutata con eh, una spazzola. Eh, però in realtà l'ho fatta provando il sistema della calza, questo è un collant vecchio che dovevo buttare perché rovinato. E ho deciso, questo no, non l'ho usato, però ne ho, ne ho usati altri due pezzi. Due stanno qua. E questo c'è ancora il fiocchettino. Che cosa ho fatto? Ho diviso i capelli in tre parti: ciuffone, cioè questa parte grande, ciuffone, e poi ho fatto una riga dietro, da qua dietro. Divisi in due: ho avvolto i capelli così, e poi li ho, vi faccio una vi faccio vedere su una striscia di questo tipo li ho avvolti in questo modo io non ho tantissimo ora ovviamente verrà un po così in questo modo vedete il mio profilo peggiore questo è il proprio peggiore questo è il migliore comunque è così diciamo a questa altezza e poi ho fatto un nodino un nodino, ora vabbè, è fatto male non, non ci ho prestato attenzione, e non è così. Comunque rimaneva fisso e ci ho dormito. Quindi con il capello legato a questa altezza e praticamente mi sono venuto, ci ho dormito tutta la notte perché questi non fanno male, ci ho dormito tutta la notte e, e mi è venuto poi questo. Questo boccolo più consistente la mattina quando stavano qua, praticamente stavano qua poi durante poi me li sono sciolti, l'ho spazzolati, non metto spuma, io non metto niente. Altra cosa che vi volevo dire: non so se voi l'avete notato. Allora, io avevo i capelli disastrati, disastrati, veramente. Devo dire la verità: ho fatto, ho fatto la decolorazione e i capelli ne hanno risentito moltissimo, si sono seccati molto, però, al di là di questo ho sempre perso tantissimi, tantissimi capelli. Da un mese e mezzo a questa parte io ho iniziato ad utilizzare un prodotto che ora vi prendo e ve lo faccio vedere. Allora, il prodotto in questione è un integratore, scusatemi, è un integratore che io ho acquistato eh, dietro suggerimento di Barbara del canale Baby Psy, la mia amica. Ciao Barbara, tesoro mio, grazie per avermi dato questa dritta. Ero un po' scettica. Io ho sempre usato, diciamo negli ultimi anni, comunque... Piuttosto spesso, cioè non sempre, ogni tanto degli integratori multivitaminici, tipo il multicentrum o più specifici per la donna, eccetera, che ho sospeso quando ho iniziato ad utilizzare questo, che è un integratore specifico per unghie e capelli. Io ho sempre avuto una caduta di capelli. A mio avviso esagerata, cioè, ma da sempre, da quando io sono comunque giovane, da sempre, mi sono sempre caduti tantissimi capelli. È anche un problema perché li trovo ovunque, ogni volta che mi spazzolo, per terra, un continuo. Cioè, tipi cani praticamente, i gatti che fanno tutto solo, io perdo tanti capelli. È anche vero che tanti me ne cadono e comunque tanti mi, mi ricrescono, no? Perché altrimenti sarei pelata per la perdita di capelli che ho sempre avuto. Però, ultimamente, il mio parrucchiere mi aveva detto che mh, trovava che questo fenomeno gli sembrava quando lui mi faceva lui i capelli gli sembrava insomma aumentato in effetti. Io negli ultimi periodi, nell'ultimo periodo ho vissuto, sto vivendo tutta una serie comunque di eh, difficoltà, di difficoltà, diciamo un periodo di stress, diciamo così. Quindi ho detto vabbè, mi serve un aiuto. Proviamo questa cura qua. Ne ho sentito parlare bene anche da altre persone, non solo da lei, lei ma ha detto sono favolosi e ho detto vabbè, li prendo. Costano tanto, però io l'ho presa a un ottimo prezzo. Ho trovato un'offerta su Sani Informa, che non so se c'è ancora, fino a qualche giorno fa mi pare che c'era. Due, due confezioni, quindi una e un'altra. E questo è un trattamento completo eh, per tre mesi. Ognuno di questi sono 90 capsule, va preso due capsule al giorno. Io ho già consumato una confezione adesso sto consumando l'altra andrebbe fatto in autunno e in primavera, io l'ho fatto in inverno, vabbè, è andata così. È un integratore che contiene vitamine B2, B5, B6, B8, C ed E, io mi sono levata gli occhiali, olio di borragine e zinco. Integratore alimentare, alimentare forza, crescita e volume, sia per le unghie, e per i capelli ho anche il problema delle unghie che si sfaldavano molto ora, ora non sto portando smalto nulla, non ho neanche una base le sto tenendo un pochino corte ma per mia comodità e comunque io da anni avevo questa unghia qua che voi vedete che arrivata praticamente a questa misura qui, io un tempo le portavo molto lunghe, comunque mi si cominciava a sfaldare da qua, ancora si sì lo fa però è molto migliorata la situazione e questo anche causava il fatto che non, può, non, non riuscissi a tenere lo smalto per più di due giorni. Ultimamente, devo dire che non mi va neanche più tanto di fare la manicure, però quelle volte che l'ho fatta, io ho notato una miglior tenuta, grazie anche ovviamente a alcuni prodotti un po' più specifici, però comunque io le unghie le, le sento un po' più forti. Questo prodotto, quindi allora io ho utilizzato una di queste confezioni e ho iniziato questa qua mi sembra che la caduta dei capelli sia rallentata e mi sembra anche che i capelli siano più, eh, più belli a vedersi tant'è che io li stavo per tagliare io li volevo tagliare i miei capelli e adesso di nuovo ci sto ripensando allora, volevo tagliare i capelli a caschetto così proprio a questa altezza corti dietro, lunghi davanti io l'ho portato in questo modo per diversi anni mi piace molto il tipo di taglio perché ringiovanisce anche un pochino il look eh, credo però insomma adesso ci sto sto così, vediamo vediamo, vediamo, vi dirò allora altre due cose di cui vi voglio parlare due acquistini low cost che ho fatto negli ultimi periodi questo l'ho preso a dicembre, 7. Questo profumo qua, Coquette di Verset, che è un profumo di una marca che fa dupe. Che trovate in farmacia? Questo è un 30 ml. E li, lo trovate in farmacia. Paris France Verset Parfum. Pagato eh, non ricordo se 6 o 7 euro il 30 ml. Ma hanno anche il 100 ml. È piccolina così. Questo coquette è il dupe di Chloé di Chloé che è un profumo, ora me lo spiuzzo, che è un profumo che io non ho mai comprato perché non lo amo particolarmente, sebbene abbia sia uno dei profumi più venduti, ma non è il mio genere. Eh, però, insomma, ho voluto provare comunque il, il dupe ed è veramente molto, molto simile, gli somiglia davvero tanto, per cui vi deve piacere, questo è un profumo che vi deve piacere ma è anche piuttosto persistente quindi versetti in farmacia e poi ho comprato con i saldi anche questo profumo che è il Meare di l'erbolario che è un profumo che nasce come profumo da uomo ma per me è molto femminile e l'ho preso con i saldi perché sapete che l'erbolario comunque a fine stagione fa anche saldi di profumi cioè mette delle linee Scontate questo al 30% di sconto, mentre ci sono anche altre linee come legni fruttati, goji sicuramente e non ricordo quale altro che vanno anche alcuni vanno anche fino al 50%. mere è al 30% e tutta la linea anche corpo. Questo è un 50 ml e l'ho preso in realtà per regalarla a mio marito, però lo uso anche io. Perché questo è un dupe di un profumo famosissimo, famosissimo di Nicchia che costa tantissimo, che lui usa, che lui si è comprato, e che è il Mask Ravager di eh, Frederic Malle, Edition de Parfum. Che credo sia stato creato da Maurice Roselle, se non sbaglio. Allora è un profumo muschiato dolce, questo. È un muschio dolce, ma è veramente tanto, tanto simile: tanto, tanto simile. Anche quello è un profumo unisex comunque e vi deve piacere, questo è un profumo tipicamente invernale, credo che lo metterò comunque tra i profumi di questo mese. È un profumo tipicamente invernale. Le note olfattive non ce l'ho, mm, non me le ricordo, però ha una nota molto cremosa, molto dolce, muschiata e anche di dattero, c'è una nota di dattero all'interno di questo profumo che lo fa. Lo rende un profumo orientale, ovviamente, guardate qui c'è l'oasi. Che risveglia i sensi, che induce comunque alla coccola perché è un profumo questo coccola. Naturalmente da inverno. Da sera, e ottima persistenza. Il prezzo è piccolo piccolo. La piramide è molto molto complessa. C'è anche la vaniglia. Mi sembra, comunque un floreale orientale muschiato dolce. Questa è la mia definizione, ottimo, ottimo profumo. Queste sono le ultime cosine di cui vi volevo parlare, così ma avrei tante altre cose di cui parlarvi. Ho una lista eh, nel mio quadernino YouTube di tanti argomenti, video chiuso. Un bacio, alla prossima.